Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella e bentrovati in un nuovissimo galattico appuntamento con Popcorn Time, la vostra affidata guida del giovedì sulle uscite settimanali al cinema. Vi siete ripresi da questo lunghissimo ponte o siete ancora in fase di relax? Dai, 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 che il weekend è molto vicino e le uscite di questa settimana sono travolgenti. Fumeggiante! E come non iniziare con uno dei film più attesi di quest'anno? Il cinecomic dei cinecomic. Un film ricco di musica, divertimento e adrenalina. Ovviamente sto parlando dei Guardiani della Galassia volume 2. Al ritmo di una nuova e stellare raccolta di brani musicali, il film Marvel vedrà i Guardiani alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter Quill. E mentre combattono per mantenere unita la propria squadra, dovranno allearsi con vecchi nemici e potranno contare sull'aiuto di alcuni nuovi personaggi tra i più amati del mondo dei fumetti, espandendo ulteriormente l'universo cinematografico Marvel. Avete amato Baby Groot? Lo avete adorato? Io ne vado pazzo! Try again! I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Ok, ok. Non amate cinecomic? Dei Guardiani non ve ne frega niente? Ho un thriller giusto per voi, ambientato all'interno di una grande industria tecnologica non troppo lontana dalla nostra mela. Sto parlando di The Circle, con protagonisti Emma Watson e Tom Hanks. Appena fa il suo ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae è incoraggiata dal fondatore della società Eamon Bailey a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilità di guardare. Cosa sei disposti realmente a fare quando la tua vita diventa di dominio pubblico? Vi sentite passionali? Calienti? Scandalosi? Al cinema arriva L'amore criminale. No, non è il seguito dell'amore bugiardo. Con protagonista la nostra prezzemolina di casa Marvel Netflix, Rosario Dawson. Tessa è incapace a gestire il recente divorzio con il suo ex David e la situazione è destinata solo a peggiorare quando l'uomo porterà a vivere nella loro ex casa la nuova compagna Giulia, coinvolgendo anche la figlia. Giulia, con il rapporto con David e sua figlia, è convinta di aver trovato la stabilità tanto agognata, dimenticando una volta per tutte il violento passato. Ma purtroppo la gelosia porta a compiere dei gesti folli e Giulia dovrà confrontarsi con Tessa e il suo maniacale desiderio di riprendersi la propria vita. Concludiamo concedendoci una commedia romantica ambientata a fine anni 50 ad Hollywood, con Lily Collins, Alden Ehrenreich, quello che deve fare Han Solo, Thaisa Farmiga, Alec Baldwin ed Ed Harris. Ambientato nella Hollywood del 1958, Maria è una giovane attrice molto religiosa appena arrivata a Los Angeles. Qui conoscerà Frank, il giovane autista incaricato di scortarla per la città. I due si ritroveranno presto coinvolti sentimentalmente, ma lavorando entrambi per il milionario Howard Hughes, saranno costretti non solo a nascondere la loro relazione, ma a cambiare la propria vita. Un'altra settimana se ne va e nuove uscite vi aspettano al cinema. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Popcorn Time e ricordatevi di spolliciare in su, spammare questo video a motore. Ciao! Dei Guardiani della Galassia volume 2 e la rifaccio. Non mi ricordo più. Ambientata nella fine anni 50 di Hollywood. No, aspetta, ho detto una cazzata. E nuove novità vi aspetta, nuove novità. Oh no, io voglio Baby Groot. 42 N-R-D.